durante il loro tentativo di fuggire dalla città catturata, da combattenti armeni che attaccavano la città. Ecco, dicevo, partendo anche dai fatti di questi giorni, ma ricordando come questi fatti e i fatti di questi giorni, la tragedia che stiamo vivendo, è un motivo ancora, un motivo fortissimo per fare della memoria e del ricordo di Khojaly un impegno di oggi. Un impegno dove? In che modo? Certo, le vittime le abbiamo perse, i danni enormi, le sofferenze, le condizioni psicologiche, il disastro dei bambini, la sparizione di queste famiglie, la separazione, tutti gli orrori e le azioni genocidarie che ancora si praticano nel mondo e che si praticano nel mondo e non vengono riconosciute o non determinano delle reazioni sufficienti da parte della comunità internazionale, tutte queste cose ci vengono dalla memoria di questo fatto terribile che l'ambasciatore oggi ci consente di ricordare, che abbiamo l'onore e il dovere di ricordare. Ma qual è allora, qual è l'impegno, qual è la determinazione con la quale dobbiamo procedere, andare avanti dalla memoria e dal ricordo? La giustizia internazionale. Eccellenza, signore e signori, la giustizia internazionale. Qui c'è un altro elemento che ogni tanto rimane così nel vago teorico, non si può, poi c'è un capo di Stato che si offende se qualcuno dei suoi viene incriminato, poi non si fa più la pace e poi si può produrre anche ritorno. La giustizia internazionale è stata sempre l'elemento risolutivo di pacificazione e di stabilizzazione nei peggiori conflitti. È arrivata spesso, quasi sempre, con enorme ritardo, ma arriva. È un deterrente a termine che si impone non soltanto per le coscienze di chi ha una coscienza, ma anche per la deterrenza e timore di chi la coscienza non ce l'ha o se la vuole dimenticare. E allora la giustizia internazionale è rafforzata, si sta rafforzando per l'enormità dei crimini che vengono commessi oggi e l'enormità dei crimini che vogliamo ricordare e che continuiamo a ricordare e a tirare fuori dal dimenticatoio del passato, questo tra Armenia e Azerbaigian. E si sta rafforzando, e lo dico in modo molto chiaro, ci sono delle richieste di tribunali internazionali speciali che stanno andando avanti rapidamente, c'è una giurisdizione nazionale con portata universale che molti paesi stanno adottando e continuano a promuovere, e fra queste voglio segnalare l'importante opera che sta svolgendo il governo italiano, in particolare il ministro della giustizia, Carlo Nordio, per attuare attraverso una modifica parziale dei codici italiani la facilità, rendere più efficace la possibilità di procedura e di sostanza di procedere nei tribunali italiani contro gravi crimini internazionali. È un elemento che era già nell'agenda del precedente governo negli ultimi mesi, del governo Draghi, con il ministro Cartabia, e che è entrata subito tra le priorità di questo governo del ministro della giustizia. Quindi lo faccio ad esempio perché molti altri paesi, alcuni altri paesi europei, hanno già il principio di giurisdizione universale, ma è un principio che diventa operativo anche da noi. Quindi questo rafforzamento della giustizia deve portare sul senso della memoria e del ricordo un senso di speranza e di certezza. E anche i criminali, non voglio continuare a tracciare paralleli, ma purtroppo c'è un brodo di cultura genocidario nelle forze armate di qualche paese al mondo che passa di generazione in generazione. Passa dai crimini della Seconda Guerra Mondiale per venire giù fino ai crimini di ieri, Khojaly, e di oggi. E questo brodo di cultura deve essere spazzato via dal senso di giustizia e dell'impegno ad affermare la giustizia. Grazie. Grazie il senatore Terzi, anche a nome della
Federazione Italiana dei Diritti Umani che qui rappresento, che vorrei, prima di dare la parola ai nostri illustri ospiti, aggiungere qualcosa a quello che il senatore ci ha appena detto, forte della sua vastissima esperienza e competenza di diritto internazionale e di relazioni internazionali. Intanto una considerazione di fondo. Probabilmente la Federazione Italiana dei Diritti Umani è neutrale rispetto agli Stati, ma non possiamo essere neutrali rispetto al diritto internazionale. Evidentemente tutto ciò che accade a Cogiari 31 anni fa non sarebbe potuto accadere se non ci fosse stata la sottrazione di territori che erano e sono dell'Azerbaigian da parte delle truppe armene. In primo luogo era stata violata l'integrità territoriale dell'Armenia. Tutto il resto è una conseguenza di quello che accade, compresa la strage, il massacro di Kogarli. Abbiamo, e qui c'è della documentazione che è stata distribuita oggi, abbiamo una serie di testimonianze. Già allora Human Rights Watch, che era presente con degli osservatori, ha avuto una missione sul campo, arrivò a determinate conclusioni, mentre il governo dell'Azerbaigian parla di oltre 600 morti e di più di 1000 invalidi, persone rimaste invalide in seguito al fuoco da parte delle forze armene e di quel reggimento che è stato citato dal senatore Terzi, che era un ex reggimento sovietico ufficialmente della comunità di stati indipendenti allora, ma in realtà si comportava come una banda armata, sono state anche prove evidenti di corruzione per alcuni dei suoi comandanti. Quindi il governo dell'Azerbaigian ha raccolto molti dati, molte testimonianze. Human Rights Watch ha calcolato che comunque non meno di 200 civili furono uccisi in quella notte del 26 febbraio del 1992. E come si diceva, il ricordo di queste tragedie non può essere spento se non si giunge a una forma di giustizia, mai come in questi casi e come per casi che stanno avvenendo in questi giorni, come ben sappiamo, il motto non c'è pace senza giustizia è attuale ed è pienamente importante. E, la giustizia internazionale è la nostra speranza e noi abbiamo voluto come titolo di questo nostro incontro l'importanza della giustizia per la riconciliazione e il peace building 31 anni dopo la tragedia di Kogarli, ovvero arrivare a forma di giustizia internazionale come base per potersi riconciliare. Si parla spesso dopo i conflitti di storia condivisa, ne abbiamo avuto degli esempi in Europa, anche per le questioni che hanno riguardato l'Italia, i suoi confini, i retaggi della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, giungere a una storia condivisa è una base per costruire la pace, ma ci si arriva attraverso la giustizia. La giustizia che dà da un lato fiducia ai cittadini delle parti che sono state in conflitto, dall'altro assicura che non ci sia una impunità per crimini così gravi, ma che non può esserci nemmeno per le persone che sono più in alto nella catena di comando. E questo è un principio molto importante. Io ricordo a questo proposito, arrivando verso la conclusione, che ad oggi sono 123 gli stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Riteniamo noi della FIDU che sarebbe importante che molti altri stati ratificassero lo Statuto di Roma e divenissero quindi parte dei meccanismi della Corte Penale Internazionale. Esistono pochi altri meccanismi. C'è la Corte Internazionale di Giustizia, dell'AIA, delle Nazioni Unite, che non è un organo che può giudicare i crimini che sono responsabilità degli individui, ma che può agire come corpo di arbitrato e aiutare a stabilire la verità quando
due o più stati si rivolgono ad essa dicendo siamo pronti a fare quello che la Corte Internazionale di Giustizia raccomanderà. Su questo, per esempio, credo che potrebbero esserci delle pronunce. Naturalmente ci vuole una volontà delle diverse parti, basta a causa di un meccanismo sostanzialmente di arbitrato con i suoi 15 membri della giuria, c'è bisogno che in questo caso anche l'Armenia accetti di considerare una eventuale decisione della Corte Internazionale di Giustizia come vincolante. Insomma, ci sono molti meccanismi che vanno approfonditi. C'è la Corte Europea dei Diritti Umani, che però, come sappiamo, agisce solo come corte in ultima istanza. Ma l'ultima cosa che vorrei dire è da oltre un anno ci sono stati numerosi incontri del Presidente dell'Azerbaigian e del Primo Ministro dell'Armenia. Questo è stato favorito da una serie di piattaforme e di dialogo, da meccanismi di mediazione, per cui credo che si possa lavorare su questo. C'è bisogno di superare molte resistenze. E credo che per aiutare a superare queste resistenze da parte di chi invece vorrebbe proseguire la conflittualità, di chi rifiuta di riconoscere il massacro di Kozeri e quindi i crimini sicuramente di guerra contro l'umanità che gli sono stati commessi, ecco, momenti come questo e agire sull'informazione oltre che sulla presa di consapevolezza da parte delle istituzioni, in questo caso nazionali e internazionali, penso che possono essere davvero d'aiuto. E ciò detto, io chiederei al senatore Salvatore Sallemi di intervenire. Da qui, Grazie per l'invito, grazie all'ambasciatore, grazie a tutti i presenti, ai relatori, agli auditori, al presidente Giulio Terzi che mi ha consentito di conoscere questo splendido popolo. Io ho letto la storia di Kozeri, mi sono documentato e trovo dei parallelismi importanti con la storia nostra italiana, ne parlavo poco fa con il presidente Terzi. Della storia delle forme di Tito, del tentativo che fu fatto contro il popolo italiano di attaccare il popolo di Istria, fino in Dalmazia, e mettere in atto quello che fu un tentativo di una polizia etnica forte, mirata contro il popolo italiano. Ho notato nella storia, nel vostro ricordo, delle similitudini importanti sul negazionismo, sul tentare di sminuire ciò che è stato, sul tentare di mettere il cappello su quello che fu un tentativo, un genocidio reale, concreto, che la storia ormai non può più negare. E quindi ho trovato questo parallelismo tra quello che abbiamo vissuto noi come popolo italiano. Pensate che ancora il maresciallo Tito ha una stella, una medaglia sul suo petto come riconoscimento da parte della Repubblica Italiana, noi faremo in modo che ciò possa non avvenire più. E quindi capisco quanto sia importante tentare a distanza di anni, da quel 1992, ho visto immagini atroci, bambini morti, 200, ma in realtà molti di più quelli che furono uccisi e trucidati. Io penso che, lo dico da senatore della Repubblica, è importante la fase del ricordo, qualunque esso sia e in qualunque luogo venga celebrato, soprattutto se viene celebrato in questa sala, all'interno del Senato della Repubblica, tende forse magari ad avere un effetto di risonanza maggiore. Io posso solo dirvi una cosa, e poi purtroppo sono costretto a lasciarvi perché devo andare in commissione, forte del ricordo. Io ricordo, scusate il gioco di parole, quando ero ragazzo la prima cosa che mi si diceva a scuola era ma le foglie di Tito non sono mai esistite, è un retaggio della storia, così per il popolo dell'Azerbaigian magari morto, spesso è stato detto, in realtà non è così come dipingete, in realtà quello che fu un genocidio è stato solamente un momento di una guerra, nella guerra ci sono morti, ci sono vinti, ci sono vincitori, ma in realtà quello che è accaduto al vostro popolo è stato un tentativo di una polizia etnica, tentare di
aggredire un popolo confinante in un momento di grandissima difficoltà. Io credo che in un momento di guerra come quello che stiamo vivendo è il compito della politica internazionale non solo ricordare ciò che è accaduto e qualcuno ha fatto in modo che venisse dipinto in maniera diversa, ma fare in modo che certi avvenimenti non accadano più. Ed è sintomatico ed è importante che ciò venga fatto in questo grandissimo momento di difficoltà per l'intera Europa e per il mondo. Io sono orgoglioso, felice di essere amico del popolo dell'Azerbaigian e ringrazio il presidente Terzi per avermi fatto conoscere questo grandissimo popolo. Sono al servizio della vostra nazione con amicizia e spero che questo rapporto di collaborazione possa perdurare nel tempo. Onore ai caduti e alle vittime di quella infame tragedia e onore al popolo dell'Azerbaigian. Grazie. Grazie senatore Salemi. Invito di dare la parola all'ambasciatore Emanuele Farrugia, capo ufficio quinto dello sviluppo presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che tra l'altro ha un'esperienza in zone dell'Africa che sono state molto coinvolte in tragedie. Naturalmente è difficile raggiungere il rapporto alla perfezione, quindi gli interventi precedenti, il professore, il senatore, il senatore Terzi, che ha studiato tutta la questione in varie testi. Io posso fare riferimento più che alla mia esperienza africana, alla mia esperienza a Vienna, presso l'OSCE, dove mi sono occupato della scritto della Roma Carabazza, ho seguito, diciamo, le vicende del gruppo di Minsk, che è un gruppo negoziale che viene creato negli anni 90 e che tutti noi sapevamo a Vienna non sarebbe arrivato mai a nessuna risoluzione del conflitto, anche perché possiamo dirlo apertamente, i tre presidenti erano i presidenti dei paesi in cui c'erano la maggiore comunità prima al mondo, cioè Francia, Russia e Stati Uniti. Devo ricordare anche che il primo presidente del gruppo di Minsk è stato il senatore Raffaelli, italiano. La cui posizione era un po' molto più equilibrata, diciamo, anche nel riconoscere la posizione italiana, lo è sempre stato, l'aspetto della legalità. Ci sono quattro risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che sono abbastanza chiare sull'illegalità dell'annessione della Nagorno-Karabakh e dei distretti circostanti il Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh, diciamo, secondo il termine russo, poi sembra, la leggenda dice che sia diventato Nagorno-Karabakh proprio perché c'erano i mezzi italiani, no? Non so se questa leggenda è fondata, comunque Nagorno-Karabakh, il giardino nero, no? E quindi la prospettiva all'OSCE era, sapevamo, diciamo, un po' gli addetti ai lavori, che la questione, nonostante i vari tentativi che sono stati anche molto importanti, anche gli accordi di Key West, un tentativo americano, non avrebbe fatto passi avanti per una serie di fattori, tra cui l'interesse anche della Federazione Russa a mantenere i famosi conflitti congelati, completamente congelati, ad esempio, i vari contingenti di russi di peacekeeping che poi abbiamo visto nel caso della tragedia di Khojaly, non è che fossero particolarmente impazzati, il 167esimo reggimento era totalmente composto da armeni, tra l'altro, quindi insomma, considerarlo un'unità della comunità stati indipendenti è un po' un eufemismo. Vorrei ricordare a questo punto, sotto profilo storico, che il massacro di Khojaly, che è incontrovertibile perché è stato accertato, vi sono state testimonianze, il famoso reporter occidentale Thomas De Waal, inglese, che ha fatto scritto un bellissimo libro, The Black Garden, ha appunto appurato, poi intervistato anche Sargsyan, il terzo presidente dell'Armenia, che ha rilasciato dichiarazioni agghiaccianti, cioè un riconoscimento anche del massacro, anzi dell'inevitabilità di questo massacro. Quindi
non siamo nemmeno in presenza di negazionismo, vi è un riconoscimento abbastanza disinvolto da parte degli autori del massacro di questa operazione. Un'operazione che però è nell'ambito di un'operazione che è scattata proprio a fine 91, inizio 92, con un'operazione di pulizia etnica, perché il massacro di Khojaly è stato preceduto da altri massacri in altri villaggi, in specie nel distretto di Shusha, ed è proseguito con in modo sistematico con la devastazione di questi villaggi. Cacciare la popolazione era essenziale per poter liberare la regione, e quindi la classica pulizia etnica e l'uccisione con caratteristiche genocidiarie. Quindi violazione, ovviamente crimine di guerra, violazione della Convenzione di Ginevra, controllo sulla protezione delle popolazioni civili, e violazione della Convenzione sulla prevenzione della repressione del genocidio del 1951. Questa convenzione, sottolineava il presidente israeliano Rubin nel suo intervento all'Assemblea Generale del 2015, e in pratica in molti casi poi è rimasta lettera morta. E lui ricordava, in questo intervento ricordava Srebrenica e Khojaly. E Khojaly è molto ricordato in Israele, abbiamo celebrato la giornata di ricordo della Shoah il 27 gennaio, abbiamo celebrato il 10 febbraio la giornata del ricordo italiano per le foglie, e oggi celebriamo la giornata del ricordo di Khojaly. Perché questa strage, questo massacro non è altrettanto conosciuto in Occidente, in altri paesi, degli altri genocidi? Vi è proprio un muro del silenzio che è calato su queste questioni, ma non solo. Anche la questione conseguente ai massacri, cioè la cacciata di 1 milione di azerbaigiani dai territori dell'ex oblast autonomo della Nagorno-Karabakh e dei distretti circostanti, perché poi ricordiamoci, l'occupazione non si limitò alla Nagorno-Karabakh, ma anche ai distretti per garantire un ulteriore spazio di manovra. Quindi venne anche a Vienna, l'OSCE veniva sempre un po' caratterizzata da un certo atteggiamento un po' quasi equidistante, quando la legalità internazionale ovviamente era parte dell'Azerbaigian. Aggiungo anche che la parte italiana, come al solito, era sempre accusata velatamente in ambito europeo di essere un po' troppo filo a zera. Mi ricordo, sottoscritto, riunioni con l'Italia, accusa, io ero lo chef del crimine dell'Unione Europea dell'Azerbaigian, forse avevo un atteggiamento un po' equilibrato, e allora viene subito accusato di essere filo a zero, soldo degli azeri. Quando proponemmo un nostro candidato per come capo della missione OSCE a Baku, fu subito un fuoco di sbarramento che poi venne superato da una netta del presidente Aliyev, che disse: o arriva il candidato italiano oppure io non accetto proprio nessuno, perché ci voleva il tradimento del paese. Quindi su questa cultura del silenzio sarebbe ora di finirla, perché la Convenzione sul genocidio prevede anche la possibilità di istituire un tribunale internazionale. Ciò è accaduto nell'ex Jugoslavia. La pulizia etnica e i massacri dell'ex Jugoslavia alla fine sono stati riconosciuti e sanzionati da un tribunale internazionale sui crimini dell'ex Jugoslavia. Quindi gli strumenti legali esistono, e la riconciliazione, speriamo se arriva una riconciliazione tra Armenia e Azerbaigian, negoziati in corso, le buone notizie da Monaco sono che appunto vi è un processo in corso anche con l'intervento dell'Unione Europea, che è disponibile ad ospitare i negoziati, non si possono fermare alla risoluzione del contenzioso territoriale, ne devono andare verso finalmente una seria analisi di quello accaduto, dei crimini commessi e del ristabilimento della giustizia, perché come diceva il professore non ci può essere pace senza giustizia, questa è una delle inviadi che poi sono alla base anche della civilizzazione dell'Europa occidentale e che è stata sempre riconosciuta e che si ispira anche al Salmo della Bibbia. Grazie. Grazie.
processo di oggi, di cui l'evento di oggi è un po' la continuazione. E noi siamo decisamente impegnati a continuare su questa strada, per sì che questa sorta di processo di Roma serva a fare un progresso, dei passi avanti verso quello che noi speriamo essere la riconciliazione attraverso la giustizia e il riconoscimento di quello che accade. E sono lieto di dare la parola all'ambasciatore Rashad Aslan, ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian e della Repubblica Italiana. Grazie mille. Voglio ringraziare al senatore Giulio Maria Testi di Sant'Agata, presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato della Repubblica Italiana, per questa iniziativa. In questa sala anche molto significativa, dedicata a tutti della Siria. Sono rappresentante dell'Azerbaigian, sempre stavo a favore di parlare della realtà, a favore di parlare della realtà del mio paese. Anche oggi noi vogliamo parlare di un massacro, di un genocidio che pure in Azerbaigian, in Karabakh, nella città di Kojala. Come ha detto l'ambasciatore Emanuele Farrugia, sulla storia il genocidio Kojala fu una pagina più oscura, con tantissime vittime civili innocenti, incluso bambini, anziani, le donne che avevano su bebè. Io sono una persona che ho passato di tutti questi, e vogliamo ricordare e questa massacre che abbiamo avuto purtroppo in nostra storia moderna. Il genocidio di Kojala è avvenuto il 26 di febbraio 1992, rimane una degli eventi più tragici e più dolorosi della storia dell'Azerbaigian. Durante il conflitto tra Armenia e Azerbaigian, le forze armene, con il supporto del reggimento 366 ex Unione Sovietica, attaccarono e occuparono la città di Kojala. E la notte, quando i civili innocenti dormivano, nonostante il passare del tempo, il genocidio di Kojala rimane una questione profondamente dolorosa per l'Azerbaigian e per la più ampia comunità internazionale. E in questa notte noi abbiamo persi più di 600 civili innocenti che non erano parte del conflitto, solo erano parte delle vittime del conflitto. Loro hanno ucciso perché erano solamente azerbaigiani. E questa, se possiamo vedere il diritto internazionale, un genocidio, perché hanno ucciso per sé o essere azerbaigiani in questo distretto. Noi quando parliamo sul Kojala, noi stiamo cercando da una benedetta, non stiamo cercando a aggravare o a parlare sul dolore solo, no, stiamo cercando di parlare sulla giustizia, perché come già detto l'egregio senatore, che giustizia verrà, perché noi come azerbaigiano questo sappiamo. E nostra terra, giustizia, sta arrivando e è arrivato 2 anni fa, che abbiamo liberato il nostro territorio dopo 28 anni di occupazione armena, e ora abbiamo più di 1 milione di rifugiati sfollati che stanno aspettando quando possono entrare a sua terra natale. Però
ancora abbiamo tanti lavori da fare. Uno di questi è il segnamento di tutti questi territori. Un territorio, possiamo dire, dimensioni che volevano, è minato totalmente. Purtroppo Azerbaijan oggi uno dei top 10 paesi più minati nel mondo. Posso dire che alcune città dell'Azerbaijan, che ha liberato, a cada 53 cm una mina. E questa è una sfida che Azerbaijan sta attraversando. Altra sfida è distruzione delle città, anche città di Khojaly, che noi dobbiamo ricostruire. Noi possiamo ricostruire questa solo noi per avere questo futuro per i nostri cittadini sfollati che possono ritornare a sua casa. Però non possiamo ricostruire la giustizia per le vittime di Khojaly, che dobbiamo ricostruire insieme come comunità internazionale. Per cui siamo agradecido al Parlamento italiano, a tutti i nostri amici che capiscono questa tragedia, capiscono che noi insieme possiamo avere più veloce la giustizia. E la giustizia aiuta molto anche per le riconciliazioni di peacekeeping o peacebuilding, perché la giustizia non permette che in futuro occorra i crimini stessi o i crimini simili in altre parti del mondo, perché l'impunità è un elemento che noi dobbiamo eliminare nel nostro vocabolario internazionale, perché così noi possiamo sentire più sicuro, noi possiamo sentire più tranquillo e noi possiamo costruire un futuro nella nostra parte del mondo. Io anche voglio fare una citata da confessione dell'ex presidente dell'Armenia sopra Khojaly, che l'ambasciatore Emanuele Farrugi ha già fatto un riferimento, che Serge Sarkisian, ex presidente dell'Armenia, ha detto al giornalista britannico Thomas De Waal sul Khojaly: prima di Khojaly gli azerbaigiani pensavano di scherzare con noi, pensavano che gli armeni non avrebbero potuto alzare un dito contro la popolazione civile. Siamo stati in grado di infrangere quello. Questa è una confessione sufficiente per avere giustizia contro queste gente che hanno perpetrato questo genocidio in Khojaly. Io anche al fine voglio ringraziare il professore Stanco per l'iniziativa che un anno fa hanno cominciato in Italia, il processo Rosso, che noi possiamo parlare anche esperti sulla giustizia, possiamo parlare sul meccanismo di giustizia che aiuta molto per prendere la giustizia di questi criminali che hanno commesso e questo genocidio contro il popolo azerbaigiano. Io, come anche il rappresentante della comunità azerbaigiana, voglio dire che il genocidio di Khojaly hanno accettato, riconosciuto come un genocidio in vari paesi del mondo, dall'America Latina all'Asia, e voglio avere questa fiducia in questa esperienza che anche il Parlamento Italia può dare su considerazione o su evoluzione su questa tragedia che abbiamo avuto in Khojaly. Per noi è importante la pace, per noi è importante
però senza giustizia, come ha detto il egregio senatore, noi non possiamo fare questa, perché il politico si può fare accordi, però la comunità, la gente, uomini, hanno bisogno della giustizia. Grazie mille da cuore per aver ospitato questi eventi. Grazie ambasciatore. So che il professor Daniel Pugliese voleva aggiungere qualcosa. Veramente pochissimi secondi, perché gli interventi sono stati fatti di altissimo livello, quindi veramente volevo aggiungere proprio una notazione. Sì, ha perfettamente ragione l'ambasciatore Farrugia sulla comparazione tra Srebrenica e Kosovo, perché sono stati tutti e due azioni di pulizia etnica nel senso proprio tecnico, come codificato dalle Nazioni Unite. La pulizia etnica non è uno sterminio istinto, è un atto di terrorismo politico in cui si colpisce una parte della popolazione sterminandola, in modo che un terrore, diciamo, per la propria comunità fisica si diffonda nel resto della popolazione, che a questo punto è spinta ad abbandonare, quindi a ripulire, tra virgolette, dalla sua indesiderata presenza il territorio che si vuole conquistare, che si sta comprendendo. Infatti la popolazione azerbaigiana del Nagorno Karabakh e dei sette distretti occupati, mano a mano delle truppe armene che occupavano questo territorio, fuggiva, e quindi si è prodotto il più grande rapporto, diciamo, demografico di internally displaced people rispetto alla popolazione che esiste attualmente al mondo. Oggi noi parliamo molto di rifugiati, gli internally displaced people oggi sono più del doppio dei rifugiati internazionali, sono circa 60 milioni. E il paese, o tra i paesi, che ha, diciamo, forse adesso c'è la Siria, però che fino a pochi anni fa aveva il rapporto più alto, era l'Azerbaigiano. Quindi questo è qualcosa che dobbiamo considerare in questo percorso di memoria. Secondo ultimo flash, già accennato da Stanno, dal senatore Terzi, c'è l'Unione Europea. Per la prima volta l'Unione Europea sta mediando come Unione Europea un conflitto internazionale fuori di essi. E è un'occasione che parlano noi stessi prima ancora che all'Azerbaigian, all'Armenia, alle popolazioni del Caucaso, perché pone l'Unione Europea su un nuovo livello politico che permette di superare anche gli egoismi e gli interessi contrapposti dei membri che ahimè abbiamo visto provocare, per esempio, il disastro di Libia e in tanti altri contesti dove l'Unione Europea ha dato uno spazio o non è comparsa affatto. Quindi io credo che la strada verso la memoria passi anche attraverso l'europeizzazione del processo di pace, perché è vero che non c'è pace senza giustizia, ma non c'è giustizia senza memoria, e l'Unione Europea ha tutte le caratteristiche politiche, sociali, intellettuali per poter coordinare questo processo. Quindi europeizzazione vuol dire pace. Grazie. Daniel, io credo che siamo in chiusura, il senatore Terzi ha già richiamato il voto, quello che capisco, e quindi io ringrazio, confermo il nostro impegno, quello della Federazione Italiana dei Diritti Umani e di tanti, ma abbiamo visto anche oggi, che hanno a cuore l'esigenza di andare verso la giustizia. Ricordo proprio il motto che noi avremmo nella dichiarazione di quando qui abbiamo iniziato questo processo di Roma, che è riconoscere per riconciliare, quindi partire dal riconoscimento di quello che è accaduto verso la riconciliazione. Grazie.